Ogni anno, quindi a questo punto della stagione, interveniamo all'interno dei corsi d'acqua per cercare di, come dire, preparare, predisporre appunto i corsi d'acqua del nostro territorio a quella che è la stagione, diciamo, autunnale e invernale. Quindi siamo già in corso su alcuni tratti dei corsi d'acqua all'interno del nostro territorio per lo sfalcio e la pulizia. Abbiamo già fatto l'intervento all'interno del Ciuffenna, all'interno del Borro delle Ville, saremo in procinto di farlo sul torrente dell'Ascione e sul borro del Tasso. Questi interventi sono stati coordinati assieme alla Comprensorio di Bonifica 23 e quindi sono svolti e realizzati in primo piano dalla Unione Comune del Prato Magno. Ovviamente noi con quelle sono le cartelle contribuiamo al pagamento, i cittadini contribuiscono al pagamento. In secondo luogo stiamo intervenendo per la messa in sicurezza di alcune alberature, quelle del Parco della Rimembranza a Campogialli, dove siamo costretti a togliere tre lecci storici e prossimamente poi andremo ovviamente a ripiantumarli, e interverremo con un intervento importante di potatura sulle chiome, in maniera che appunto queste piante sono, diciamo, malate e che creano problemi appunto oggi per la grossa dimensione che hanno, verranno un pochino ricontenute e gli verrà dato appunto quella stabilità di cui necessitano. In secondo luogo, i primi di novembre inizieremo un intervento importante che sarà anche un po' invasivo per la circolazione. Inizieremo un intervento sulla Poggi Lupi, quindi tutto il tratto del Ciuffenna, delle piante lungo il Ciuffenna che vanno dal Ponte Mocarini fino al Casello Valdarno. Sarà appunto un intervento che darà un po' noia al traffico, però cercheremo di contenerlo all'interno degli spazi, diciamo, che sono prospicienti la strada, ma appunto qualche disagio ci sarà. Quelle piante appunto ci sono state indicate dalla provincia di Arezzo come appunto da essere potate, perché hanno una chioma che invade la carreggiata e crea soprattutto problemi per la circolazione dei mezzi pesanti. Infine, sempre per quanto riguarda e per chiudere il discorso della manutenzione del verde, siamo quasi in fondo alla procedura di gara. Il 21 di ottobre avremo le buste per appunto aggiudicare per i prossimi 2 anni la manutenzione del verde del nostro territorio. E quindi ci tengo a ricordare che è un verde che è composto da circa 30 ettari di parchi e giardini, che sono situati nel capoluogo delle 14 frazioni, da circa 4 km di fiumi. Quindi riborri di corsi d'acqua e da 16 cimiteri. Inoltre, all'interno di questo bando abbiamo inserito anche un fondo di circa 80.000 euro che servirà per l'inserimento lavorativo e quindi per dare un aiuto a delle persone che ci devono aiutare a mantenere gli spazi pubblici. Quindi ci saranno delle persone che saranno individuate e selezionate dai nostri assistenti sociali e che la ditta che vincerà avrà l'obbligo di assumere per 2 anni, in maniera che queste persone possano dare una mano, possano ricevere una mano dall'amministrazione, ma possano dare la loro mano e il loro contributo all'amministrazione e ai cittadini per mantenere e curare i giardini piuttosto che le piazze, piuttosto che le strade dei nostri borghi, delle frazioni che appunto necessitano di manutenzioni continue.